L'incendio è partito dal vano motore e poi si è rapidamente esteso alla cabina di guida, che è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme. Un autocarro che trasportava scarti di lavorazione di un'industria locale che produce piedine ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 10 lungo la Fano Grosseto, poco prima dello svincolo di Bellocchi, zona industriale, in direzione mare. A causare la scintilla da cui tutto è partito probabilmente è stato un guasto meccanico, come riferisce l'autista, un dipendente dell'azienda destinataria del materiale uscito illeso dall'incendio. Ho sentito un colpo sordo provenire dal motore, poi mi sono fermato nella piazzola di emergenza ed ho visto le fiamme. Non ho potuto fare nulla, ci dice l'uomo. Il mezzo, preso a noleggio, era diretto al casello dell'autostrada della 14 per poi dirigersi verso Cesena, a un'azienda di produzione di mangimi destinati alla suinicoltura. L'incendio del mezzo si è rapidamente esteso anche alla vegetazione accanto alla corsia della superstrada e a quella sottostante la scarpata, alimentato anche dalle forti folate di vento. Sul posto è subito intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fano, che in una mezz'ora ha completamente domato l'incendio, sia del mezzo che delle sterpaglie. Durante le operazioni di spegnimento, per impedire l'ingresso e il passaggio accanto all'incendio dei mezzi, la polizia stradale, intervenuta sul posto con l'ausilio di personale dell'ANAS, ha temporaneamente chiuso in entrata lo svincolo della superstrada.